L'incendio del Morrone sembra ormai sotto controllo, i danni ci sono, però è stato evitato il peggio. Ed è grazie alla macchina dell'Agenzia regionale di protezione civile guidata da Mauro Casinghini, con tutta la squadra degli tanti altri enti che sono intervenuti, c'è stata una capacità di reazione molto importante, si è vista l'organizzazione e la dotazione dei mezzi che ha fatto la differenza, nonostante questo incendio fosse partito con condizioni ambientali peggiori di quello di 6 anni fa, con maggior vento. È una condizione anche di calore e di temperatura dopo diciamo, la settimana di Caronte che avevano picchiato duro e che mettevano in condizioni difficili e peraltro senza dotazione di mezzi aerei supplementari perché i Canadair garantiti dallo Stato erano in quel momento impegnati a Palermo e in generale sulla Sicilia. Io voglio fare i miei complimenti a tutta la squadra perché ha superato un test importante e difficile. Si era diffuso subito l'incubo che l'Abruzzo avrebbe vissuto 9 settimane di passione e che la montagna del Morrone avrebbe subito un altro sfregio molto importante. Non che il danno sia lieve, perché comunque c'è una parte importante di montagna e di bosco che è andata distrutta, però davvero aver chiuso in 36 ore. Questo importante incendio è un dato significativo che testimonia la validità delle azioni messe in campo in questi anni per potenziare la protezione civile.